1, Andrea Pirlo. La maglia numero 7, Cristiano Ronaldo. Numero 10, Francesco Totti. Con il... Con chi sono? Con Cristiano Ronaldo. Grazie di essere qua, Cristiano. Puoi dire, quel numero è importantissimo, 4-5-5-2-7. 4-5-5-2-7. Grazie, e il 7 non manca. Calcio d'inizio. Possibilità di sentire anche quattro bravissime professioniste, Simona Rolandi, Giorgia Cardinaletti, occhio a Cristiano Ronaldo, Melissa Marchetto, intanto seguiamo l'appoggio Totti. Per Totti, ancora Cristiano Ronaldo, di pensa nuovo che Totti, coppia che sarebbe Cristiano stata. Ronaldo, certo che di là sarà complicato, però guardate il look di Masini, è proprio da mister, cioè, Cristiano Ronaldo non in anticipo, la progressione di Cristiano Ronaldo adesso, vicino Vettel, benissimo davanti a Buffon, Vettel per Cristiano Ronaldo è partito, ancora lui è andato, belli davanti, non può essere un grande ostacolo Totti, ancora Cristiano Ronaldo all'interno dell'area di rigore, gioco di gambe, dribbling, finta, controfinta, passaggio, Totti, nessuno tira, Leclerc, Buffon, Totti. Sì, no, sì. Una bella parata di Buffon. Vedi che giocatore si sì, sì. Battiamo ma, le mani. Ma se voi siete d'accordo, sentirei subito il parere del nostro illustre parterre femminile. Che cosa ne dite di questa rovesciata? Tiri indietro così, Simona. Beh, allora, intanto diciamo che Cristiano Ronaldo, Totti insieme. Soprattutto noi ci dissociamo ai termini di legge. Però Cristiano Ronaldo corre più di Vettel ed è un problema in questo. Adesso di nuovo Cristiano Ronaldo che ha un po' arretrato il proprio raggio d'azione. Ecco, Cristiano Ronaldo. Sul filo del fuorigioco Vettel, scatta Vettel, posizione Vettel. Giudicata regolare, Vettel. L'importante è mandare il messaggio, l'SMS al 4-5-5-2-7-7 come Cristiano Ronaldo. Contro l'altro numero 7 che avrà il mal di testa Shade alla fine di questa partita perché è disorientato dalle continue finte di Cristiano Ronaldo che adesso punta Paolo Belli, lo supera con una certa difficoltà, torna in gioco e adesso che succede? Adesso che succede? Guarda come scatta Vettel, Vettel è solo, lo aspetta Alberto. Cristiano Ronaldo, ma è andato in fuorigioco Vettel. Non gli hanno spiegato questa no. Non so, Briga, fino adesso sono dei suoi è il procuratore di Briga. A 17 no, però veramente dai. Può anche essere conoscendo Pierluigi. No, non scherziamo. Per quanto vediamo, questo 89 interessante. Un bel palleggio. Questo lo so fare anch'io. Anche questo qui adesso che succede? Adesso Vettel è più attento. No! L'urlo! Eccolo qua! Mi posso dire una cosa? Non resiste. Non resisteva più. È un quarto d'ora che prova a far segnare tutti. Deve segnare. Non ha resistito. Segna Cristiano Ronaldo al 18° minuto. I campioni per la ricerca sono in vantaggio. Guarda questa giocata. Carlo, commentala tu. No, questa è una delle mie giocate. Le ho insegnato io quando giocavamo insieme in Portogallo da ragazzini. Me l'ha detto anche. L'ha detto, vero? Sì, sì. È il 29° gol stagionale. ti chiamavi Carlao sì, sì, il CC1 il 600 bravo. Leclerc, Cristiano Ronaldo contro Chiellini, Elkan. Non si era buttato Buffon, si è disperato, è a Parigi, secondo me non rimane a Parigi e dove va? Ma non lo so, però cioè, questa cosa Esce Cristiano Ronaldo tra gli applausi dell'Allianz Stadium, tutti in piedi, standing ovation, i 40.000 per il fuori classe che lascia il campo e adesso naturalmente si preoccuperà degli impegni in Nations League con la nazionale portoghese. È entrato Mick Schumacher, il figlio di Michael, ma c'è con Gigi e Ross Cristiano Ronaldo, a voi. Allora, non so che dire ragazzi, sono emozionato come una bimba di 6 anni e mezzo, siamo con tutti Cristiano. Allora lo facciamo insieme. Tanto non può dire di no ragazzi, scusate, la Rai per usi personali, ecco, grazie. E soprattutto Cristiano, vogliamo invitare tutti gli amici che stanno guardando la partita a donare, è importantissimo. Sì, 4-5-5-2-7. Grazie. In portoghese, non so che dire.